Salve a tutti, io sono Roberta e questa è la terza volta che registro questo video, perché fra il fatto che sono stata malata per 3 giorni e il mio non saper più parlare italiano, non sono riuscita a creare nulla. Però oggi siamo qui per parlare di Yule e le sue leggende. Ne avevo già parlato in questo video uscito l'anno scorso dove dico qualche leggenda, ma quest'anno volevo parlare di una figura che forse avete già visto. Sto parlando di Grilla. È un personaggio che è già stato affrontato in The Chilling Adventure of Sabrina e che forse vi ricorderete. È quella donna che viveva in una caverna in montagna, che aveva fatto un patto di sangue con un'altra strega di mangiare i propri figli un inverno particolarmente duro. Solo che il figlio di Grilla viene mangiato per primo e l'altra strega si sottrae al patto di sangue senza sacrificare il proprio figlio. E quindi Grilla viene devastata dal dolore e scende ogni tanto in alcuni villaggi per rubare i bambini altrui. Se però andiamo a vedere la storia di Grilla, la vera storia di Grilla dalle vere fonti storiche, è un pochettino diversa. Una delle prime fonti che possiamo notare è l'Edda Poetica, quindi XII secolo circa, in cui Grilla viene descritta come l'abitante di un piccolo villaggio, lei abitava in un cottage, che andava in giro a fare da mendicante, non chiedeva soldi, ma bensì bambini cattivi. Era una sorta di uomo nero del tempo, diciamo. Col tempo però si evolve in una figura che vive in montagna, in una caverna, col marito, il gatto e alcuni figli. E che scende intorno al periodo di Natale, questa cosa qua viene aggiunta intorno al XVIII secolo, per rapire i bambini cattivi e mangiarseli, non in un modo qualsiasi, ma bensì facendoci il suo piatto preferito, ovvero una zuppa. Nella figura del marito non è molto interessante, è bensì interessante la figura del gatto, che si chiama Yule Cat, è interessante perché non è una storia inventata per far rigare dritto i bambini, come invece è Grilla, bensì viene fatta per spaventare gli adulti. In particolare in autunno venivano tosate le pecore e lavorati altri animali per produrre capi d'abbigliamento. A chiunque partecipasse a questi eventi veniva regalato un capo e venne inventato questo Yule Cat per far sì che più gente possibile potesse lavorare e che quindi la velocità di lavoro potesse essere incrementata. In particolare, questo gatto scende la notte prima di Natale e va a rapire o a rubare nella casa delle persone che non hanno ricevuto nessun indumento nuovo prima della vigilia di Natale. Però il gatto, devo dire che in tutta la famiglia, escluso il padre, che non ci interessa, è la figura migliore e meno paurosa. Infatti, se il gatto rapisce talvolta ed è una cosa inventata per gli adulti, Grilla fu inventata apposta per i bambini. E a tal proposito si schierò contro anche il re di Danimarca, perché pensava non fosse educativo incutere paura ai bambini pur di insegnargli qualcosa, non fosse educativo. Però nel XVIII secolo a Grilla vengono dati dei bambini. Si parla di 5-9 bambini, ma che col tempo sono aumentati e vengono canonizzati, diciamo, nel 1932 con il poema Yule Lads, che è uno dei tanti modi con cui parlare questi bambini. Sono 13, ognuno per ogni notte fra Santa Lucia e la vigilia di Natale. Ognuno ha un proprio compito e una propria notte. Però tutti fanno delle marachelle. È molto interessante vedere chi fa cosa, ve lo lascio qua sotto in descrizione. Però la loro missione è portare scompiglio nei villaggi vicino. C'è chi ruba il bestiame, chi va a rubare le candele per poi mangiarsele perché le candele erano fatte con lardo, chi semplicemente si nasconde in una grotta. Però è molto interessante, perché con il passare del tempo, oltre vabbè, al variare dei numeri, questi bambini vengono più buonizzati, diventano sempre più buoni. In particolare troviamo una traccia di questa corrente nel loro nome islandese. Infatti il loro nome è Jólasveinar, che significa letteralmente ragazzi di Natale, gli aiutanti del Natale.
Perché col passare del tempo viene persa appunto questa paura che si aveva intorno a queste 13 figure e i bambini hanno iniziato a mettere le scarpe fuori dalle finestre e questi 13 folletti, troll, non si sa perché si è cambiato tantissimo, passavano a lasciare dei regalini. Per i bambini buoni, dolcetti, per i bambini cattivi, patate. Il che è abbastanza strano perché ci ricorda molto la Befana da un punto di vista cristiano, che nella calza lascia dolci, regali oppure il carbone, ma anche perché mi racconta spesso la mamma del mio ragazzo, esiste il giorno di San Nicola in Romania, in cui le persone lasciano fuori scarpe oppure pantofole e queste vengono riempite di dolci. Oppure di bastoncini di legno. E mi ricorda molto questa leggenda, quindi volevo lasciarvela come piccola informazione e curiosità. Inoltre è curioso vedere come i 13 bambini corrispondono ognuno ad ogni notte fra Santa Lucia e Natale, ma anche fra Natale e la Befana, quindi corrispondenza con i 13 giorni di Natale americani, che in realtà arrivano da delle mitologie germaniche, nordiche, e vi lascio qua sopra il video di Nanna in cui lo spiega molto bene. E per oggi è tutto, spero di aver portato un po' di informazione e divertimento nelle vostre giornate in attesa del Natale oppure di Yule in base alle vostre credenze. Però prima di chiudere voglio ricordarvi che sto ostando un giveaway di tarocchi, do via il mio mazzo coi gatti, quindi ve lo lascio qua, andateci, basta veramente poco per partecipare, basta iscriverci e lasciare un piccolissimo commento. E per oggi, ok, ho veramente finito. Grazie mille per il supporto, il supporto come al solito. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao, bimbi belli! Gnaffo!